Siamo nel quartiere periferico di Bari, di Ceglie del Campo, dove da questa mattina è in corso una protesta perché stanno installando, come forse vedete alle mie spalle, potete vedere alle mie spalle, un'antenna del 5G. Io sono in compagnia della signora Anna Maria, che abita proprio qui. Quali sono le vostre preoccupazioni? Noi temiamo i rischi per la nostra salute e i rischi per la salute dei nostri figli. Purtroppo, senza conoscere l'esito ancora del 5G, dove l'Istituto Superiore della Sanità non si è ancora espresso né a favore né contro, noi stiamo facendo da cavie alle multinazionali. Il problema è che ritenete che sia troppo vicino alle abitazioni. Sì. Siamo praticamente, come può vedere, su un terrazzo che è più alto della futura antenna. Quindi praticamente noi apriremo le finestre e avremo i ripetitori puntati in faccia. A pochi metri? A pochi metri, a neanche 10 metri dalle abitazioni, al centro del paese. Tutto il paese è preoccupato per questo e lei addirittura ha ipotizzato di vendere la casa? Sì, sì, ho deciso di vendere tutto perché per me la salute è la prima cosa, devo tutelare la salute della mia bambina. Quindi, tra l'altro, con l'installazione della 5G c'è una svalutazione su tutti gli immobili del 25%. Quindi adesso chiediamo al caro sindaco De Caro chi viene a risarcirci questo danno, visto che l'interesse di un cittadino privato sta mettendo a rischio la salute di tutta la popolazione.